Continuiamo a parlare di Cuneo e della retrocessione biancorossa in quest'ultima puntata di Un Caffè Fuori Campo. Siamo con una delegazione dei tifosi biancorossi che hanno avuto il dispiacere di seguire ovviamente l'ultima partita con la Reggiana in casa e di seguire poi tutti i risvolti successivi a questa retrocessione. Bruno ovviamente lo conoscete già perché è già stato nostro gradito ospite ad inizio stagione. Abbiamo un'altra, due new entry proprio per questo finale, vi presentiamo un attimo, poi inizieremo a parlare per bene. Chiara. Uccio. Uccio. Allora, da chi partiamo? Partiamo da Bruno, che lui è quello anche più pratico ormai al microfono. Allora, immagino una cocente delusione e poi tanta tristezza anche per quello che è successo dopo con la dimissione di Rosso. Quale futuro si aspettano i tifosi e un po' come immagino il morale basso nella tifoseria? Beh, il morale è quello che è, perché è stato veramente uno tsunami, veramente. Oltre che la sconfitta e la retrocessione, tutto il resto che forse è peggio sicuramente. Che dire, purtroppo è stata una stagione nata male, finita peggio. Diciamo che nella prima parte è andata discretamente, poi proprio siamo andati proprio in cadenza. Comunque, che dire, tifosi ci sono, restano, il Cuneo Calcio resta e speriamo che arrivi anche il presidente nuovo, non so. I colpevoli più o meno li sappiamo tutti, ma forse è meglio che non ne parliamo, perché li sanno tutti, diciamo. Ma invece poi ne parleremo, stai tranquillo. Allora, voi avete seguito spesso e volentieri la squadra in trasferta, forse tutte le trasferte o quasi, però diverse delle trasferte, quindi avete avuto di seguire il cammino praticamente sempre. Che cosa non è funzionato secondo voi quest'anno? Ovvio che le colpe vadano divise un po' per tutti, quindi se volete puntare educatamente il dito contro qualcuno si può fare, perché siamo una trasmissione libera ed è giusto, ognuno ha la sua opinione, però in generale che cosa secondo voi non ha funzionato quest'anno? È stata una stagione molto strana, iniziata male, poi sembrava essersi messa su buoni binari in autunno, poi un 2013 molto complicato, questa retrocessione. La colpa prima di tutto all'allenatore, che ha cambiato troppe volte il modulo e non ha dato stabilità a questa squadra. E prima ancora di lui forse chi ha fatto il mercato di già quello estivo, mandando via gente come Varricchio, che ci sarebbe tornata molto utile quest'anno, e anche chi ha fatto il mercato di gennaio, perché dopo che sono partiti Sentinelli e Fantini noi comunque non abbiamo più vinto una partita in casa. Ai giocatori non gli si può dire niente, perché ci hanno messo quasi sempre il cuore e l'anima, anche l'ultima in casa contro la Reggiana, infatti loro sono usciti tra gli applausi. La colpa principale è zio Rossi comunque. Sì, io volevo partire appunto dall'ultima giornata e sono arrivate le dimissioni dell'ultima persona di cui io mi sarei aspettato le dimissioni. E, in primis si doveva dimettere zio Rossi, seguito da Padovano. E zio Rossi perché? Perché dopo 6 giornate di campionato con 0 punti gli viene data fiducia, quindi vuol dire che il tuo datore di lavoro, prendiamolo come un lavoro, sta credendo in te, ti porta fino a fine anno, non raggiungi l'obiettivo minimo, per dignità umana ti dimetti, perché il punto è questo. Secondo Padovano, io Padovano penso che sia una persona intelligente, ha ammesso le sue colpe, ho sbagliato il mercato, mi assumo la responsabilità, i giocatori sono io che glieli do all'allenatore ad allenare. Benissimo, sei una persona intelligente, ti sei assunto le tue colpe, sempre dignità umana e professionale, ti dimetti. L'ultimo che si doveva dimettere era il presidente. Il presidente va bene, ha voluto pagare lui per tutti, però credo che appunto oltre ai risultati sportivi c'è sempre l'uomo dietro, e secondo me era giusto, è normale, una dimissione da parte di entrambi. Punto. Come
colpa del mister e colpa di quello che dicevamo prima, di un mercato completamente sbagliato. Io vado a vendere un personaggio come Varricchi, un giocatore che quest'anno alla Giacomenza ha fatto 22 gol, per investire su un giocatore come Martini, che ha fatto bene, ha fatto buone stagioni, ma si è visto i risultati che ha dato. Probabilmente ha proprio soltanto sbagliato stagione, ma credo che neanche con le mani avrebbe fatto gol quest'anno. Perché 4 gol in una stagione non si è mai visto. Abbiamo giocato con Carlo Emanuele Ferrario, 8 pali, ha avuto una stagione sfortunata. Era un ragazzo che faceva panchina l'anno scorso in C2. Abbiamo voluto mandare via gli uomini veramente che ci credevano, che forse avevano più personalità come Fantini e Sentinelli. Discussi e non discussi. Ma erano uomini con personalità. Questa era una squadra di giovani, ma cui bisognava lasciare quella personalità. Abbiamo voluto portare altra personalità che non ha portato nulla in realtà. E questo è quello che penso io. Quindi è una colpa per me della dirigenza e dell'allenatore. Rosso è l'ultimo che doveva pagare. Ecco, voi adesso cosa vi aspettate? Perché ovviamente la delusione è ancora calda, sono passati pochi giorni, quindi ovviamente è ancora molto presto. Per quello che potete respirare molto a contatto con l'ambiente, quale può essere, ecco, il futuro? Cosa può succedere quest'estate? Perché comunque, vabbè, quella del presidente è un'incognita enorme, perché adesso non c'è nessuno, neanche in orizzonte, che si possa, che si sia avvicinato, quindi non c'è neanche nessun nome papabile. Però c'è il discorso dei giocatori, ecco, abbiamo tanti giocatori in comproprietà, in scadenza. Ci sono pochi giocatori contrattualizzati, cioè Torri, Danucci, Lori andrà via sicuramente perché ha un bruttissimo rapporto anche con l'ambiente, Martini e Palazzolo, che comunque è giocatore di proprietà. Diciamo, sono quelli che sono arrivati quest'anno, che sono stati contrattualizzati per 2 anni, ma gli altri sono tutti abbastanza sulla graticola. Abbiamo avuto modo, come abbiamo detto prima, di salutare già ufficiosamente Nicolo Donida, che ci ha detto che andrà in vacanza, ma praticamente è un saluto abbastanza definitivo, se ne tornerà a Cremona. Secondo voi su cosa si deve ripartire? Perché la C2 dell'anno prossimo sarà una C2 molto particolare, tutta da capire anche nella sua conformazione, perché ovviamente con 7 retrocessioni bisognerà fare un campionato almeno da metà classifica. Secondo me con questa rosa e con degli innesti importanti, in primis una punta che faccia almeno 20 gol, ci si salva senza problemi, però ovviamente probabilmente in tanti non rimarranno. Però secondo voi su quale gruppo bisognerà puntare e su che tipo di allenatore bisognerà puntare per l'anno prossimo? Perché uno come Rossi, secondo me, potrebbe non rimanere, ecco, perché ovviamente andato via il presidente anche Rossi. Ma mi sa che Rossi ci dovremmo sorbire, no? Anche il prossimo anno Rossi ha il contratto, giusto? Perciò se non è lui che ha il coraggio, perché è un coraggio di dimettersi, perché a questo punto mi sembra che è quasi tutto contro, no? Ambiente, tifosi, non so. Bisogna avere anche il coraggio certe volte di fare un passo indietro, no? Se uno sbaglia si deve anche poi dimettere, non so. Perché in questo momento qua, se lui resta, diventa una cosa difficile da gestire, secondo me, anche per l'ambiente, per se lavora tranquilli, c'è sempre questo risentimento che non fa bene né a lui né secondo me all'ambiente. Comunque bisogna aspettare il presidente e poi sarà lui a decidere, noi non sappiamo cosa dire. L'importante è che rimanga più gente possibile, quello è sicuro. Crediamo che lo zoccolo duro dovrebbe sempre rimanere, perché è quello che ci ha portati qua e ci ha fatto vivere delle grandissime soddisfazioni. E perciò è giusto che rimanga, e con qualche giovane attorno, qualche dirigente che ne capisca un po' di calcio, e poi il resto, qualche imprenditore locale che magari si svegli, perché stanno dormendo da secoli, non so, ma siamo Cuneo, è una provincia discretamente ricca, se non ricca, che qualcuno non abbia voglia di investire qualcosa per questa città, per questa squadra, vuol proprio dire che valgono poco queste persone. Abbiate pazienza allo sfogo, ma è così. Sì, io penso che appunto con il presidente nuovo prima di tutto si debba rifare una dirigenza sana, perché non credo che un presidente nuovo avvalli questo sistema di fare calcio. Poi dato che Rossi, mister e Padovano erano gli uomini del presidente, una volta che il presidente si dimette, contratto o non contratto, se ne dovrebbero andare.
non credo che ci sia altro, bisogna ripartire da quello, ripartire se si può tenere gente come Longhi, come Garavelli, che hanno dato tanto. Cristini sarà impossibile perché merita altri tenere Lodi. Basta. Diciamo che l'ossatura che ha fatto magari la C2 potrebbe essere quella. Ecco. Non parliamo di Iacolino, che sennò poi ci arrivano chiamate su chiamate, perché Iacolino è un nome che non si può mai fare quando si parla di Cuneo. Sì, sicuramente Iacolino ha costruito quella squadra lì. Secondo me appunto i nomi di Carretto, che ha fatto la C2, non la D, però Carretto, Garavelli, Longhi, quello Lodi, quello zoccolo duro potrebbe essere già una buona base di partenza per la C2. So che voi avete avuto modo di confrontarvi con il mister, potete anche non parlarne se volete, però diciamo lui vi ha assicurato in una bella chiacchierata tosta che non si dimetterà. Ne siete così sicuri? Perché secondo me con una nuova dirigenza tutto è possibile, va bene, c'è un anno di contratto, però secondo il mio personale parere un allenatore come Rossi, anche se viene esonerato, non tarderà a trovare un'altra squadra, quindi pagargli un ulteriore anno non è detto che poi sia quello il suo destino, perché un allenatore di esperienza, un allenatore che comunque, ok, questa è andata così, ma vale, magari qui non ha trovato quest'anno le giuste contromisure, però penso che in C2 o in C1 abbia particolari problemi a trovare un'altra squadra, quindi diciamo che il problema di pagargli un anno di stipendio è abbastanza relativo. Poi nel calcio si sa, è pieno di squadre che esonerano l'allenatore e sono costrette poi a tenersi uno stipendio sul groppone. No, ma appunto per questo discorso che fai, che lui non ha problema a trovare un'eventuale altra squadra, allora che problema c'era a uscire dopo la partita? Ti siedi, fai una conferenza stampa e dici: signori, ho sbagliato, non ho centrato l'obiettivo, mi dimetto. Visto che dici che non ha problema a trovare un'altra squadra, ma lo credo anch'io che non abbia problema a trovare un'altra. Proprio sbagliato l'anno. Capita. Visto che sai che comunque una sistemazione la trovi, perché Zio Rossi non è l'ultimo degli allenatori, non voglio neanche dargli troppo sulla testa a Zio Rossi. Dimettiti. E lui una sistemazione la trova. Vedo che Chiara freme, quindi non le do la parola perché sennò rischia veramente di esplodere. Poi il tema Rossi probabilmente ti sta molto molto a cuore. Dai tempi del Toro. Ok. Cambiamo leggermente visione, perché bisogna parlare anche della gente di Cuneo, perché voi siete il gruppo che segue sempre la squadra, quindi diciamo che a voi e a diciamo gli 800, 700, 800 che vengono sempre costantemente allo stadio non gli si può dire niente, però c'è tutto il resto della città e della provincia. A Dronero domenica c'erano 1000 persone per dei playoff interregionali di eccellenza, Pro Dronero, finale Ligure, probabilmente per Pro Dronero Triestina ce ne saranno anche di più, perché da Trieste penso che una tifoseria così esperta verrà tanta gente, e quindi anche i tifosi di Dronero seguiranno la squadra, quindi Beccacini sarà molto contento perché avrà un altro bel pienone allo stadio. Domenica a Cuneo c'erano 1500 persone, c'erano 200-300 persone tifosi della Reggiana, hanno riempito la curva e ce n'erano anche fuori, e durante tutto l'anno la media diciamo che è stata 1000 persone in casa. Qualcosa evidentemente non va, quindi colpa della dirigenza, colpa dell'allenatore, colpa anche dei giocatori, però ovviamente io soprattutto non che ti sento che parli della media del girone, però io ripenso alla Serie D e un po' di differenza c'è, quindi si vinceva anche l'anno scorso in C2, ma anche lì in C2 si è fatta sempre fatica. Secondo voi c'è anche un po' la colpa della città che probabilmente non ha seguito come doveva questa squadra, e anche in una partita come quella di domenica in cui tutti i campionati sono finiti, quindi non ci sono neanche scuse particolari, non c'era clima ad andare al mare, poteva fare qualcosa di più?
Questo è un tasto dolente che ne parliamo da mesi, no? da anni, diciamo, non da mesi. Comunque, che dire, io qualche trasferta l'ho fatta, non tantissime, loro molto di più, però grandi stadi pieni non abbiamo visti, no? Neanche, ecco, a Reggio Emilia quello c'erano 3.000 persone, neanche, 2-8, che dicevo Reggio Emilia, che tre volte Cuneo c'erano 2.800 persone, no? È un po' una crisi generale del calcio, specialmente al nord Italia, forse al sud sono diversi. Purtroppo è così, Cuneo poi è fredda di solito, perché è fredda, e che fare per portarli? Più che farli i prezzi come abbiamo fatto quest'anno, 2 euro c'erano delle partite, no? Più di così o non si vanno a prendere a casa, si portano allo stadio, o non so, probabilmente avranno altri interessi, altre cose. Io ho anche sentito dire ultimamente, e mi ha fatto anche un po' male, ieri solo, meno male che qualcuno è retrocesso, così la domenica non c'erano più tanto le scatole e così. Boh, se vogliono quello, va bene, retrocederemo ancora di più, non so cosa dire. Secondo me è colpa anche un po' delle leggi che sono state fatte, perché comunque non è normale che tu per fare un biglietto di C1, di C2 devi andare col documento, devi fare le code per entrare allo stadio, perché devono fare dei controlli che forse al sud non fanno così bene come al nord, probabilmente. Quindi magari tanta gente si è anche un po' stufata di andare allo stadio e subire tutte queste cose. Poi è ovvio che uno non c'è mai stata tanta gente, quando si vince ce n'è di più, quando si perde ce n'è di meno. Penso anche che al Palazzetto valga più o meno la stessa cosa come da noi, con altri numeri, ma comunque quando non vanno bene anche loro faticano a riempire la curva. Onore ai tifosi della Reggiana che sono rimasti fuori domenica, perché contro la tessera del tifoso, come una parte della nostra curva, che sono venuti fino qua e sono dovuti rimanere fuori. Comunque anche tutte quelle persone che da fuori sarebbero venute, non sono venute perché sono contrarie alla tessera, avrebbero riempito un po' di più il Paschiero. Sì, io non ho molto altro da aggiungere, forse proprio anche il Cuneo che non ha molto appeal, non è una società che ha avuto per anni, forse in Serie B, un annetto in Serie A, qualche anno in più in Serie C, è dura anche un ragazzino di Cuneo portarlo e dirgli guarda, vieni a vedere la C2 o la C1 quando ti fai 50 km, 60, vai a vederti il Toro alla Juve. È anche un fatto proprio di appeal e di storia del Cuneo Calcio. Però lo zoccolo duro dei tifosi c'è e ci rimarrà sempre, che sia C1, C2, terza categoria o CSI. Però è proprio un fatto storico di tifo del Cuneo. E pian piano spero che cresca anche quello. Allora, chiudiamo guardando appunto al campionato prossimo, perché bisognerà adesso vedere tutte le varie faccende, dirigenziale, quale categoria, eccetera, eccetera. Secondo voi cosa ci vorrà per fare un campionato di buon livello? No? Vabbè, ovviamente non parliamo del presidente, adesso vediamo come sarà. Una volta sistemate tutte queste faccende, ovviamente sarà importante. Cosa ci vorrà per fare un campionato di buon livello, per coinvolgere la gente, magari acquisto un paio di nomi importanti che possano un po' scaldare anche gli animi, la scelta se Mister Rossi non ci sarà, questo non lo sapremo, magari la scelta di un allenatore che ti possa anche entusiasmare, perché Mister Rossi ha il suo carattere anche molto tranquillo, serafico, anche se quest'anno si è beccato una serie di espulsioni abbastanza importanti e strane, il nervosismo, ma quello ci sta, vediamo un po', domanda per tutti e tre e vediamo. Vuole fare l'allenatore? Abbiamo un allenatore nuovo del Cuneo. Pala? Vabbè, troveremo un altro, insomma, Pala troveremo, un altro attrezzo. No, il nome, non si sa. L'importante è che sia una persona che giochi a calcio, ecco. Non che affronti le partite come fossimo all'ultimo stadio, 5 in difesa, 5 a centrocampo. Bisogna almeno giocarsi le partite, dare un pochettino di spettacolo. Perché io ho visto anche le partite in cui c'era più gente a Cuneo, che erano le più importanti, non abbiamo giocato benissimo e la gente purtroppo, chi non è un vero tifoso, vede giocare male, non va più, dicevano quando uscivano dallo stadio, ma giocano malissimo, non ritorno più. E purtroppo è anche quello, chi non è vero tifoso guarda queste cose, e perciò magari qualcuno che dia anche un gioco un po' più spumeggiante, un po' più divertente, ecco. Poi si può vincere e perdere, questo noi infatti non abbiamo mai contestato niente, nessuno, neanche l'Ultra, che in teoria dovrebbe essere più contestatore, invece si è mai contestato, perciò a meno dare un po' di gioco, per un po' di piacere a chi viene allo stadio, ecco. Anche quello magari aiuterebbe a portare gente, no? Penso. Io voglio il ritorno di Iacolino, che sarà impossibile, presumo, o comunque di un mister con le palle,
non come questo, perché non le ha mai messe e mai le metterà, e si è visto anche ieri. E giocatori, vorrei che ritornasse Varricchio o comunque un uomo d'area come era, come è stato Varricchio. Spererei in un ritorno di Fantini che vedo durissima, e ovviamente per questione di cuore, perché è di qua. E poi confermato lo zoccolo duro, i giovani vanno bene tutti, perché comunque devono dimostrare delle cose, quindi probabilmente giocherebbero bene in un campionato di C2. Parlando di mister Rossi, mi sorge però una domanda. Allora, lui l'anno scorso ha comunque condotto la squadra ai playoff, li ha vinti, e quindi in due anni comunque il suo dovere il primo anno l'ha fatto. Come mai questo allenatore non ha legato con quello che è lo zoccolo duro? Perché io mi ricordo già l'anno scorso, sì, un attimo, ti do la parola, non ti preoccupare, non fremere. L'anno scorso, ok, Iacolino ha lasciato bellissimi ricordi, però già dall'inizio, alle prime partite un po' sottotono, dalla curva cominciava già a serpeggiare il nome di Iacolino, no? Si inneggiava lui. Poi i risultati sono arrivati e nonostante questo non c'è mai stato quell'amore con l'allenatore, perché comunque l'anno prossimo potrebbe esserci ancora, quindi bisognerà comunque poi ricominciare a tifare. Adesso è finita la stagione, se retrocessi ok, però se l'anno prossimo rimarrà Rossi non si potrà contestarlo dall'inizio, quindi qual è il motivo che spinge un po' la gente in generale a non amare questo allenatore dopo una promozione, quella dell'anno scorso? Soprattutto parlo a te. Allora, secondo me l'anno scorso Ezio Rossi è salito perché aveva la squadra nettamente più forte di tutte le altre del girone di C2, e aveva una squadra che era stata la base, gliel'aveva formata Iacolino, e c'erano stati gli innesti di Varricchio e di Cristini, però la squadra era quella e non poteva far altro che salire, ed è salito tra l'altro ai playoff quando avrebbe potuto salire in modo diretto. Quest'anno gli è andata male, ha cambiato modulo troppe volte ed è colpa sua se alcuni giocatori sono andati via, ed è una cosa che io non gli perdonerò mai quella, perché non ha senso che la squadra perde, da tutte le altre parti si manda via l'allenatore, da noi si mandano via i giocatori. Hai perso 5 partite di seguito, ti dovrebbero cacciare, perché non ha senso così. E il prossimo anno noi ti faremo per la squadra, qualsiasi squadra sarà, l'allenatore potremo comunque sempre contestarlo, perché anche lui una volta ci disse: contestate me ma lasciate in pace i calciatori, che è quello che noi abbiamo sempre fatto quest'anno. Il nostro apporto ai giocatori gliel'abbiamo sempre dato, a lui no, perché non se l'è mai meritato, neanche con la promozione che poteva ottenere in modo diretto, e l'ha ottenuta ai playoff. No, mi riallaccio a Iacolino. Sì, si inneggiava Iacolino perché secondo me è anche giusto rendere onore e tributare chi ci ha portato a quei livelli. Lo scudetto della Pool l'ha vinto Iacolino. Si inneggiava Di Paola, Attunno, ma è giusto rendere onore. Come quando a gennaio, non era con la Reggiana, quando è andato via Fantini, che noi ci siamo presentati in curva con le maglie di Fantini, alcuni ragazzi si sono lamentati, io ho detto: ragazzi, lamentatevi, perché va bene, noi facciamo i cori per Fantini, io mi auguro per voi che a fine carriera ci sia una curva, anche se siamo in 20, che abbiano tutti la maglia col nome di Fantini, io me lo auguro per voi. È un giusto tributo. E poi non ci vedo niente di strano io a inneggiare a Iacolino, a inneggiare a Di Paolo, a inneggiare a Fantini. Loro sono pronto a rifarlo anche il prossimo anno. Non è che... Ma con Rossi non ha funzionato, anche perché non è una persona affabile alla mano come era Iacolino. Si pone in un altro modo e forse è più professionistico il suo modo di fare, però è distaccato, è freddo. Ma questo è lui che è così, io non voglio discutere la persona, assolutamente. Io discuto il mister, l'ho già detto prima cosa pensi, basta. Bene, noi vi ringraziamo ragazzi per... voglio ancora dire una cosa? Ah, ok. Ovviamente vi terremo informati su tutte le vicende del Cuneo, perché quest'estate ce ne sarà molto di parlare. Bisognerà, cioè, a partire ovviamente dai giocatori, dalle nuove dei giocatori. Io penso che se cambierà un po' tutto a livello dirigenziale, non è escluso che giocatori anche come Passerò non possano poi cambiare idea e rimanere, perché anche lui è stato uno di quelli che purtroppo è stato lasciato fuori per tanto tempo, quindi bisognerà veramente seguire minuto per minuto quello che succederà. Ci saranno tanti cambiamenti, quindi
vedremo, noi vi terremo aggiornati. Bruno, volevi dire ancora una cosa? No, volevo solo ancora ringraziare il Presidente, che abbiamo già detto tante volte, però mi sembra giusto, dopo questi 5 anni bellissimi, non sono stati mai successi a Cuneo, perciò ancora un ultimo ringraziamento ai giocatori che se ne andranno purtroppo e quelli che resteranno, sperando che ne restino tanti, ne vadano via pochi, però purtroppo è così. Quelli che andranno via, speriamo che facciano una grandissima carriera, perché sono sempre state delle persone affabili con noi e che hanno dato sempre tutto, perciò meritano sicuramente grandi, grandi fortune. Poi ringraziamo Idea Web TV, che ci ha dato la possibilità di anche di dire qualcosa, di dire la nostra, anche se siamo solo dei tifosi, almeno abbiamo potuto dire qualcosetta anche noi. Grazie a tutti e al prossimo anno ci vedremo. Bene, quindi appuntamento al prossimo anno con i tifosi. Noi speriamo ovviamente di poter replicare la trasmissione sempre qui dal Dama 3. Grazie.